De sabato, allora, oggi c'è stato questo incontro con il sindaco dimissionario. È chiaro e lampante che voi avete dato la vostra disponibilità. Una disponibilità che consiste in che cosa? Una disponibilità che consiste nella presentazione di alcuni punti programmatici immediati che abbiamo sottoposto al sindaco e consegnato al sindaco. Sulla base di quelli, noi riteniamo che sia stato aperto un colloquio e un'interlocuzione. Sulla base di quelli, dobbiamo verificare se ci sono le condizioni per un'eventuale, diciamo, condivisione di quegli aspetti che, partendo dal programma del sindaco, tengano conto anche di quelle che sono le nostre proposte programmatiche. Quindi una certa apertura per entrare in maggioranza, magari anche gestire la cosa pubblica. Ma io direi gestire il programma. Allora, sindaco, comunque, anche se lei ha dato le sue dimissioni, è ancora sindaco della città e oggi lei ha incontrato due forze politiche. Praticamente possiamo dire che lei ha incassato i primi sì a un eventuale incontro sui programmi fondamentalmente. Mi ha fatto piacere innanzitutto che le forze politiche siano venute ad un tavolo di confronto e quindi abbiamo potuto parlare di problemi e di programmi per la nostra città. Si è messo un punto fermo, che è quello del rispetto del programma elettorale che è stato votato dal popolo e che è il nostro patto, il patto di questa amministrazione con la città. Quindi questi sono i punti cardine. Si è detto che ci sono delle priorità assolute, a partire dall'ambiente, Viale Castello, Sant'Anna, dalle quali non si può transigere in alcun modo, e mi ha fatto piacere apprendere una disponibilità a dialogare sui programmi e soprattutto un invito di queste due forze politiche a ricomporre la maggioranza, quella là che è stata eletta dal popolo, e a far collaborare tutti alla risoluzione dei problemi. Quindi questo, diciamo, mi ha colto di sorpresa, ma mi ha fatto piacere. Quindi vuol dire che non sono l'unico che ha sperato e che spera in un ravvedimento e in una spiegazione concreta circa una crisi che ritengo immotivata.